Buongiorno a tutti e ben ritrovati nell'angolo verde di Angela. Oggi inizia una nuova playlist chiamata Calendario lunare delle semine e dei lavori. In questi video io spiegherò mese per mese tutto quello che occorrerà fare sia nel vostro giardino che nel vostro orto. Quante volte vi sarete chiesti dove piantare gli arbusti del giardino? Oppure quando seminare gli ortaggi? Come potare un albero da frutta? Queste sono tutte domande che ci assalgono in momenti cruciali del nostro operato nell'orto e nel giardino. Spesso rimaniamo a guardare i terrazzi fioriti o gli orti belli ordinati dei nostri vicini, chiedendoci come mai sono così belli e come avranno fatto. Credetemi, non ci sono pozioni magiche. È sufficiente seguire poche regole di tecnica colturale. In passato, coltivare significava sfruttare al meglio gli influssi che la luna esercitava sui vegetali. L'agricoltura tradizionale, infatti, si esprimeva proprio nel rispetto delle fasi lunari. Potare, seminare, trapiantare, tutte queste operazioni venivano fatte seguendo il crescere e il calare del nostro satellite. Seguendo quelle tradizioni popolari, si è arrivati a compilare i calendari lunari che, mese per mese, seguendo il movimento della Luna attorno alla Terra, indicano i momenti più adatti per seminare, per trapiantare, per potare, per accogliere e così via. Ma vediamo un po' nel dettaglio, prima di tutto, le fasi che ha il nostro satellite. Come tutti ben sapete, la Luna gira intorno alla Terra e questa a sua volta gira intorno al Sole. A causa di questo movimento, la Terra si trova periodicamente tra il Sole e la Luna, mettendo più o meno in ombra quest'ultima e determinando così le diverse fasi lunari, che si cadenzano di circa 7 giorni l'una dall'altra. La Luna viene definita nuova quando non è visibile, perché è completamente schermata dalla Terra. Poi diventa crescente, cioè quando inizia a diventare evidente una gobba rivolta a ponente. Man mano questa diventerà piena, perché è completamente illuminata dal Sole. Da questa fase inizierà la Luna calante, cioè avremo sempre una gobba che sarà rivolta verso Levante. Queste sono le fasi della Luna che si alternano ogni mese. Le varie tradizioni tramandate oralmente di generazione in generazione permettevano di identificare i giorni più favorevoli alle molte attività legate alla terra. Le semine, la raccolta di frutta e verdura, la vendemmia, l'imbottigliamento del vino, la lavorazione del terreno e la distribuzione delle tame. Ma vediamo un po' nel dettaglio i lavori che noi dobbiamo andare a fare nel nostro giardino. Per prima cosa, ricordatevi che se avete il tappeto erboso, evitate di calpestarlo in modo da non danneggiarlo. Se la superficie è gelata, evitate di toccarlo. Ma se invece la superficie è asciutta e libera da gelate e da neve, potete passare un rastrello in modo da cominciare ad arieggiarlo. Inoltre, controllate il ben drenaggio del terreno in modo da evitare dannosi ristagni. In questo mese dobbiamo cominciare a riordinare e sistemare tutti gli attrezzi del nostro giardinaggio in previsione dell'arrivo della bella stagione e quindi della ripresa dell'attività. Lavate tutti i vasi di plastica utilizzati per i trapianti con acqua e candeggina, strofinandoli bene e sciacquandoli con la sola acqua. Lasciateli asciugare e poi riponeteli disposti secondo il loro diametro. Disinfettate i semenzai con dei prodotti specifici per evitare lo sviluppo di infezioni e malattie fungine. Riordinate i vostri attrezzi pulendoli e disinfettandoli. Dal giardino, inoltre, rimuovete gli alberi e gli arbusti secchi in modo che eventualmente potranno essere sostituiti in primavera, ovviamente. In fase di luna calante potete cominciare a potare alberi ed arbusti, eliminando i rami morti e quelli inutili o quelli spezzati. Abbiate cura però di proteggere e disinfettare la superficie tagliata con appositi mastici cicatrizzanti. Dal nostro giardino rimuovete erbacce e foglie cadute e se avete possibilità bruciatele e le ceneri utilizzatele come fertilizzante. Dove le condizioni climatiche lo permettono, soprattutto a sud,
e il terreno non è gelato o inzuppato d'acqua, potete cominciare a procedere alla messa a dimora sia di alberi, di arbusti, di rampicanti a foglia caduca e di rose. In questo periodo comincia la concimazione del terreno. Utilizzate dello stallatico maturo. Comincia anche la progettazione dell'orto. Ricordate che questa è una fase molto importante. Infatti, è necessario tenere presente che le colture che hanno occupato un determinato appezzamento l'anno precedente non potranno essere ripiantate nello stesso punto, ma occorrerà un'opportuna rotazione. Così facendo evitate fenomeni di stanchezza o addirittura di rigetto. Se avete un frutteto, questo è il momento per rendervi conto se nel vostro terreno ci sono possibili ristagni e quindi eventualmente creare dei canali di scolo. Nel caso in cui abitate in posti in cui ci sono abbondanti nevicate, controllate che i rami degli alberi fruttiferi non si spezzino sotto il peso della neve. Eventualmente aiutateli sostenendoli con dei bastoni o con delle forcelle. In questo mese, sempre a luna calante, comincia la potatura del melo e del pero e via via con tutti gli altri alberi. Se avete un terreno e volete cominciare a pensare a impiantare un nuovo frutteto, è necessario che valutiate lo spazio che avete a disposizione. Infatti, molto spesso si incorre nell'errore di riempire il terreno con molti più alberi di quelli che in realtà possono starci. Ricordate che un alberello all'inizio sì è piccolo, però cresce e la chioma diventa molto grande e tra l'altro gli alberi si ostacoleranno l'uno con l'altro. Ogni albero necessita di uno spazio. In questo periodo cominciamo a raccogliere le talee da vivaio e disponiamole momentaneamente dentro una fossa con la terra, ma soprattutto in un posto ben riparato dal vento e dal gelo. Per chi avesse un frutteto e vuole praticare degli innesti, in luna calante raccolga le marze. Queste andranno sistemate in luoghi freschi a temperatura di 4-5 gradi, quindi meglio in frigorifero, avvolti in un panno di cotone umido e messi dentro un sacchetto di polietilene. Ricordatevi che il prelievo va seguito nella stessa fase lunare in cui si intende praticare l'innesto. Generalmente è in luna calante e quanto più vicino alla luna nuova. Nel frutteto, inoltre, per evitare residui di spore e di funghi dell'annata passata, trattate con della bottiglia bordolese tutti gli alberi. Inoltre, cosa molto importante, se avete delle piante che hanno subito delle ferite o delle crepe, è il momento di andarle a curare. Pulitele per bene, eliminando eventualmente la parte di legno malata e poi spennellatela con del mastice cicatrizzante. Ma ricordate che anche le nostre piante d'appartamento durante periodo invernale è bene che noi le teniamo sotto controllo. Evitiamo di inserirle troppo a lungo in un ambiente asciutto e molto caldo. In genere 20 gradi centigradi per le nostre piante da interno sono eccessivi. Per evitare che le foglie si secchino è sufficiente che le nebulizziate con dell'acqua, non calcarea però, una volta alla settimana. Oppure potete passare uno straccio umido per togliere la polvere che vi si deposita sopra. Inoltre, un consiglio molto importante è quella di non tenere la pianta sempre nella stessa posizione, ma ruotarla. In questo modo consentite un'illuminazione omogenea delle foglie. Col calendario lunare delle semine e dei lavori, noi ci vediamo il prossimo mese. Vi metterò un piccolo schema riassuntivo di quello che dovete fare in luna crescente. Con questo video io vi saluto, spero che l'idea vi sia piaciuta. Se avete qualche domanda in particolare o qualche curiosità, non esitate a contattarmi. Noi ci vediamo con un nuovo video nell'angolo verde di Angela. Ciao e una buona giornata a tutti!